Isabella Rigalla, la creatrice e l'ideatrice di Trionfo in Tavola. Come è nata l'idea e che cosa significa appunto unire arte, design e food? Diciamo che dopo un'esperienza di designer ho proprio sentito questo desiderio di mescolare, fare proprio, mettere insieme art, design, food, perché secondo me è un lifestyle di vita e quindi abbiamo collaborato con tanti grand chef del mondo della gastronomia, francese e anche italiano, e ho reinterpretato il tavolo di domani a partire dall'identità gastronomica del grand chef. Spiegaci un secondo, allora ci sono 4 cubi legati ognuno a una tematica. Sì, abbiamo idealizzato 4 punti cardinali della cucina. E, c'è Anife Old, la madrina del progetto, ci siamo incontrati 2 anni fa, abbiamo pensato di fare una cosa un po' innovativa, ecco. E poi sono stata invitata a una cena molto particolare con la Pomeri e ho visto questo tappo fantastico e ho detto: ma questo tappo, proprio a parte la storia del sughero, grazie al mio sponsor Amorim ho potuto realizzare queste opere con la Riva, abbiamo fatto degli incontri e abbiamo potuto proprio idealizzare questa mostra, ecco. E oltre ad Anife Old, che è appunto la madrina dell'evento, chi sono gli altri ospiti? Abbiamo Hans Kahn, che io la chiamo la casa dolce, perché c'è sempre bisogno di qualcosa di dolce nella vita, ecco. E il cioccolato bianco, il cioccolato scuro, e ho creato questa scenografia proprio adatto alla situazione. Poi abbiamo Pietro Liman sulla casa della naturalità, grand chef della fa pensare alla natura, perché sì, vegetariano, ecco. Ho fatto la casa della creatività, le chiamo le case perché per me sono le mie casette, no? E ho reinterpretato l'identità gastronomica di Davide Oldani, Restaurando. Con i Oldani è proprio un designer che ha disegnato anche i piatti anche per la cartel, quindi è stato per noi l'idea di presentare questa tavola e qui abbiamo creato questo mondo di Oldani.